Buongiorno, bentrovati dalla redazione di Telebari. In apertura la pagina politica, il Partito Democratico alle battute finali in vista delle primarie di domenica prossima. Oggi tappa barese per il candidato alla leadership nazionale Dario Franceschini e il suo aspirante alla segreteria regionale, l'assessore Guglielmo Minervini. Il servizio di Alessandra Bucci. Si rivolge ai nonni, sguardo dell'Italia. È dedicato a loro il settimo discorso del leader del PD, Dario Franceschini, che oggi ha fatto tappa a Bari in vista delle primarie di domenica prossima. Concorrente alla leadership nazionale insieme al candidato alla segreteria regionale Guglielmo Minervini. Si rivolge al popolo della terza età, definendolo maestro di vita, un ponte tra passato e futuro. Parole a tratti ruffiane che cercano il consenso di una larga fetta della popolazione. Si stima che tra pochi anni il 30% sarà costituito da over 65. Celebra il loro ruolo sociale di sostegno alle famiglie, tanto da elevarli al compito di vero welfare dimenticato dal governo nazionale. Li definisce supplenti, welfare provider, perché con le loro pensioni aiutano i figli, i nipoti. Con loro prende un impegno, nessuno deve restare solo, nessun anziano, nessun bambino. Per Franceschini non basta la crescita economica, serve la coesione sociale. Questo paese ha bisogno di voi, dice, perché è con loro, secondo Franceschini, che l'Italia può crescere, diventare migliore, più unita, più giusta. Un discorso tipicamente elettorale, insomma. Meno elettorale invece l'atteggiamento del leader del PD che alle domande dei cronisti ha risposto con un secco "non rispondo". Non vi rispondo, grazie, grazie. Evidentemente i giornalisti non appartengono a quell'Italia a cui lui si rivolge. E polemica sul regolamento che disciplina la campagna congressuale del Partito Democratico. Il presidente della Commissione di Garanzia, Mario De Leo, ha ammonito il segretario uscente, candidato alla riconferma alla guida del PD, Michele Emiliano, a coprire i propri manifesti. Alla base dell'ordine categorico il fatto che le fotografie così grandi appaiono in contrasto con la sobrietà della propaganda e con i limiti di spesa che non possono, da regolamento, superare i 50.000 euro. Emiliano replica: è tutto regolare, al massimo avrò speso 15.000 euro. Tre bandi da 700 milioni di euro per il sistema agricolo pugliese. Al centro delle pubblicazioni il ricambio generazionale in agricoltura. Premiati i giovani che vogliono diventare imprenditori. Ce ne parla Michela Di Trani. Tre bandi regionali da 700 milioni di euro per il sistema agricolo pugliese. Un premio in aggiunta tra i 25.000 euro e i 45.000 per i giovani che vogliono diventare imprenditori agricoli. La pubblicazione per il 15 ottobre, l'associazionismo, la prerogativa del bando, imprese agricole di trasformazione di prodotti agricoli legate da un accordo formale di ATI, ATS e società consortili, possono presentare la domanda. I giovani invece possono allegare alla documentazione un progetto di impresa da aprirsi nei 60 giorni successivi, se la domanda fosse ammessa. Assessore, tre bandi regionali che premiano i giovani imprenditori agricoli e utilizzano tutti i fondi europei. Tre bandi che mettono a disposizione del sistema agricolo una quantità significativa di risorse finanziarie con l'obiettivo di innervare il sistema di innovazione e di una maggiore capacità organizzativa, ma anche con l'obiettivo di introdurre all'interno del sistema nuove generazioni e quindi nuove imprese. Le risorse attivate? Le risorse attivate sono per parte pubblica circa 700 milioni di euro, ai quali evidentemente si dovranno aggiungere le risorse di carattere privato che svilupperanno investimenti all'incirca per 1,2 miliardi di euro, quindi una quantità veramente significativa di risorse finanziarie. Per il Presidente Vendola i tre bandi rappresentano una pioggia da 1 miliardo e 200 mila euro tra fondi pubblici e privati per il sistema agricolo pugliese, che apporta modifiche strutturali di riorganizzazione e che punta sul ricambio generazionale, sulla commercializzazione e sulla ricerca. Per le imprese agricole in difficoltà con le banche interviene il fondo di garanzia che finanzia l'operazione ad un tasso agevolato dello 0,5%. Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è sedicesimo a livello nazionale della classifica sul consenso ottenuto rispetto al lavoro svolto finora. E quanto rileva la quarta edizione di Monito Regione, il parametro si riferisce al primo semestre 2009. Vendola guida la terna dei governatori del Sud con il 46% dei consensi, meno il 2,5% sul semestre precedente. A guidare la classifica invece Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia. Ricucito lo strappo istituzionale in Consiglio regionale che la settimana scorsa ha bloccato i lavori consiliari. Approvato oggi il piano di tutela delle acque. Ce ne parla Michela Di Trani.
Pace fatta in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione. Dopo una breve riunione tra il capogruppo del Polo delle Libertà Rocco Palese, il governatore Nicchi Vendola e il presidente del Consiglio regionale Pietro Pepe, è stato ricucito lo strappo istituzionale che la settimana scorsa aveva sospeso i lavori consiliari. All'ordine del giorno il piano di tutela delle acque, che è stato approvato a maggioranza con astensione della minoranza. Per l'assessore Amati il piano avvia un nuovo processo per le acque pugliesi. Da questo momento si avvia un processo, durante il quale, ovviamente un processo lungo, durante il quale si punta a preservare la risorsa idrica e allo stesso tempo offrire la possibilità al mondo agricolo, al mondo della produzione agricola, di utilizzare per la propria attività i reflui che vengono fuori dal processo di depurazione e affinamento. È soltanto a regime, quando tutto questo sarà posto a posto, avremo l'agricoltura che utilizza i reflui per poter svolgere la propria attività e avremo i cittadini pugliesi che prendono l'acqua potabile dalle fonti, quelle più tradizionali, compresa la falda. Lei ha detto che gli agricoltori non hanno nulla da temere con questo nuovo piano delle acque. Certo, perché non è che l'approvazione del piano di tutela delle acque conseguano immediatamente divieti di emungimento dalla falda. È chiaro che questo accadrà quando gli agricoltori avranno la possibilità di utilizzare una risorsa alternativa, che è quella dei reflui. Non ci sarebbe la possibilità di dare asilo politico di cittadinanza a nessun folle che oggi sostenesse la teoria in base alla quale bisogna impedire l'uso dell'acqua dei pozzi per l'agricoltura. Siccome, diciamo, la follia qui non c'è, lo dico per paralizzare tante obiezioni che in queste ore infondatamente sono state rivolte a questo lavoro, siccome la follia non abita qui, credo che tutti possano stare tranquilli. Palazzo di Città, urbanistica, ripartizione Lumaca. Il centrodestra del comune di Bari va all'attacco. Ce ne parla Francesca Russi. Bocciata dal TAR, bacchettata dal centrodestra, la ripartizione urbanistica del comune di Bari finisce sotto il tiro dell'opposizione. Uffici disorganizzati e scarso personale sarebbero queste le cause delle eccessive lungaggini burocratiche. Per ottenere una concessione, accusa il consigliere del PDL Meleleo, ci vogliono dai 6 mesi ad 1 anno. Esemplare il caso della lottizzazione nei pressi del Parco delle Lame. La richiesta di edificabilità giace senza risposta sui tavoli della ripartizione dal 2005. Il TAR ha imposto adesso al Comune di procedere e lo ha condannato a risarcimento per ritardi e omissioni di atti di ufficio. Nel momento in cui sta per essere definita una pratica si richiedono sempre ulteriori atti, è chiaro che gli imprenditori si rivolgono al TAR e in maniera quasi pedissequa il TAR dà ragione a questi imprenditori e bacchetta il Comune nominando commissari ad acta e ordinando di pagare le spese alla pubblica amministrazione. La ripartizione Lumaca inoltre sarebbe responsabile del 90% delle cause perse dinanzi al TAR affidate a legali esterni. Noi abbiamo un'avvocatura comunale abbastanza efficiente e non vediamo le ragioni per le quali vengono affidati una ventina di incarichi sempre allo stesso professionista esterno. Ma il centrodestra punta il dito anche sulla trasparenza, difficile accedere agli atti e agli uffici, persino per i consiglieri, ancora di più da quando il Comune ha interdetto la consultazione dell'ordine del giorno di giunta, prima visionabile senza problemi. Shopping anche a pranzo, ogni giovedì sino a Natale. Sono 250 i negozi del quartiere Miurai Madonnella che hanno aderito all'iniziativa delle associazioni Borgo Murattiano e Via De Giosa e della Confcommercio. La sperimentazione prenderà il via questa settimana con le saracinesche che rimarranno alzate dalle 10 alle 20 senza pausa pranzo. L'obiettivo, ha spiegato Sandro Ambrosi, presidente di Confcommercio Bari, è di creare un giorno specifico da dedicare allo shopping, rivitalizzando così anche il tessuto urbano. E a Bari è possibile accendere il riscaldamento per massimo 5 ore al giorno senza l'adozione di un'apposita ordinanza sindacale. Lo rende noto il Comune di Bari. L'attivazione degli impianti termici a orario dimezzato è giustificata dalle basse temperature. A pieno regime invece l'accensione del riscaldamento è consentita per 10 ore giornaliere a partire dal 15 novembre e fino al 31 marzo.